Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di Final Lap Italia e sì, ho deciso di portarvi una reaction riguardo il collegio. So che non c'entra niente sul mio canale in cui si parla di motori, MotoGP e Formula 1, eccetera, però non ho resistito alla tentazione di massacrarmi i neuroni ascoltando le boiate di questi ragazzi. Perciò questa sarà la mia primissima reaction in assoluto. Così, ho voluto provare, magari può anche essere un esperimento che magari ogni tanto, giusto per rilassarci un po', per fare un argomento un po' più ignorantello, potrebbe anche interessare. Premessa, io ancora non ho visto nessun video riguardo i provini del collegio. Non ho visto ancora nessuna reaction fatta da Simone Pacello. E neanche se li abbia fatti il buon Fenxi, non so se li abbia fatti o meno, io non ho visto niente di niente, quindi ne ho preso uno a caso proprio dei vari video che mi sono capitati. E vediamo se oggi mi gireranno le balle, come se già non mi girassero abbastanza. Non perdiamoci comunque troppo in chiacchiere e partiamo con questa reaction. E io francamente ho paura. Ho molta paura di quello che andrò a sentire. Mi chiamo Rocco Afferrante e vengo da Vico del Gargano, provincia di Foggia. Mi Mi chiamo Desiree De Angeli, vengo da Rozzano, Milano. Mi chiamo Sofia Battistini, ho 16 anni e vengo da Ardea, un paesino vicino a Roma. Mi chiamo Henry Graciotti e vengo dalle Marche, precisamente da Osimo. Luna Lucrezia Scognamiglio e vengo da Vitri sul Mare, in provincia di Salerno. Perfetto, ciao a tutti quanti ragazzi, ora adesso però mi raccomando, rispondete bene alle domande, non facciamo brutte figure, eh. Dai che voi siete la forza, siete i giovani, dai, siete quelli che porterete avanti il paese un giorno, su. Ok, perfetto, partiamo subito con le domande forti. Che cos'è un anno luce? Quando viaggi nello spazio, mi sembra. Direi di no, amico mio, però dai, pensavo peggio come inizio. In quanto tempo il sole gira attraverso, cioè la Terra gira attraverso il Ma perché? Perché, cavolo, perché? Guarda, se mi dicevi che erano le bollette che ti manda l'Enel da pagare, era meglio. sole? Tipo, da qui è passato un anno luce. Che non vuol dire niente. Non so come spiegare. No, figlia mia, sei te che non lo sai. Dai, però nutro fiducia in questi ragazzi. Scommetto che qualcuno saprà dirmi qualcosa di meglio. Un anno con la luce di 365 giorni. Con la luce. Sì, anche prematurata con fuochi fatui. Ok, perfetto, quanto fa? 100 meno 27? 73, ve lo dico io così proprio, senza pensarci. 70. Beh, aspettate un attimo, ragazzi, arrivo subito. Un secondo. Cos'è questo rumore? No, niente, tranquilli, ragazzi, mi ero un attimo caduti con i in attesa, però adesso li raccolgo, un attimo. 72. No! Sì, 73. Ecco, vedi che se ti applichi ce la fai. Oh, 72, 73. si sono fissati tutti col 72, che è sta storia? Vabbè, però dai, pensavo peggio. 93. Ma perché non sto zitto io? Perché parlo? Vabbè, non sanno quanto fa 100 meno 27, figuriamoci 27 meno 100, che fa meno 73. Però, stiamo a vedere. Ora, non è che ti ha chiesto se hai sintetizzato la fusione a freddo. Una cosa devi dire, quanto fa? 27 meno 100. La stessa cosa. La stessa cosa de che? Non è una risposta. L'abbiamo fatto prima. E dillo, se lo sai, dillo. Ti sei. Vabbè, dai, prossima domanda. Ok, ora va bene la matematica, ma se non sapete questa, giuro, piglio la rincorsa e mi do una testata al muro. Mi sembra un po' stazzotto, ma mi sa che non è. Eh sì, tutti quanti noi sappiamo che quando un maschietto è eccitato, gli tira la falange, giusto? È nuovo? Questi scienziati sempre cose nuove fanno. E questa? Ti sei salvata in corner proprio. O è questa, o è quella che sta vicino alla gamba. Come fai? Come cazzo fai a dire che la falangetta è vicino alla gamba? Come? Che cavolo fai? Cammini sulle mani nel tempo libero? Frangetto, che non ho la fronte. Ecco, quando si arriva al momento di parlare degli stati e delle capitali in questo fantastico programma, bisogna tenersi saldamente forte a qualcosa, perché adesso faremo un viaggio attraverso la selva oscura delle minchiate. Quindi aggrappatevi forte a qualcosa, io mi sto aggrappando forte e sentiamo le perle di saggezza. Col mare e con la Spagna.
Argentina, Brasile. La Colombia. No, vabbè, cioè, porca ma... Mamma mia! Ma come fai a dire la Colombia? Ma almeno sai dov'è la Colombia, cavolo. Ragazzi, vi risparmio le altre risposte perché sono una peggio dell'altra. Ah, passiamo all'ultima parte del video perché io sto morendo dentro, non ce la faccio più. Bon, perfetto, vediamo qual è questo problema, così ci andiamo subito fuori dai co***i. Dai, vediamo un po' fino a che punto deve arrivare la mia sopportazione. Oddio, in una stalla della Val Camonica. La notte si avvicina. Ci sono una mucca e un vitello. Una pecora e un agnello. Una chioccia e un pulcino, una rana e... E un girino. Un fattorino. Sì, come dice Stormy, il fattorino delle cazzate. Una mucca, un vitello, una pecora, un agnello, una chioccia, un pulcino, una rana e Gesù Bambino. Come Gesù Bambino? Come Gesù Bambino? No, ragazzi, basta. Finiamolo qua il video, basta. Io mi arrendo, non ce la faccio più. Vabbè, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace. Ciao, basta, me ne vado. Ce la faccio più.